Bene, cari lettori, eccoci qua. Buona domenica sera e benvenuti alla nostra video edicola. Vediamo un po' che cosa potete trovare sul giornale in edicola domani. Tante foto del falò di Sant'Antonio, ma soprattutto la benedizione degli animali che si è tenuta in Piazza della Motta questa mattina, per cui tutti quelli che c'erano prendano il giornale e si ritroveranno nelle foto. E poi ovviamente torneremo a parlare di Lidia Macchi, perché ieri al Molina si è tenuta una messa in suo ricordo, si tiene tutti gli anni, da sempre, da quando la ragazza è stata uccisa, ma ovviamente quest'anno assume un significato un po' particolare, per cui racconteremo l'atmosfera che si è vissuta in quella messa e faremo un aggiornamento sulle indagini in corso. Passando alla provincia c'è una bella storia, la storia di uno che ce l'ha fatta, la storia di un ragazzo che qualche anno fa ha lasciato il posto fisso, se n'è andato per inseguire un sogno particolare, ma un sogno tutto suo, cioè quello di andare a coltivare olivi in Sicilia. Ecco, adesso questo ragazzo è tornato a Varese da vincitore perché il suo olio pare sia veramente buono, tanto che verrà venduto nei supermercati della provincia, per cui domani sul giornale racconteremo la sua storia. E poi ovviamente sport, tanto sport come se piovesse, perché oggi hanno giocato tutte e hanno anche vinto tutte. Ha vinto la Pallacanestro Varese, una vittoria importante perché è arrivata in trasferta sul campo di Caserta, la stessa Caserta che nella prima giornata del campionato aveva bastonato Varese qui a Masnago, in quella che probabilmente rimane una delle partite più brutte degli ultimi 20 anni di storia della Pallacanestro Varese. Una vittoria molto importante in chiave salvezza, portata a casa dagli uomini di Moretti con un grandissimo Wains. Ha vinto anche il Varese la ripresa del campionato contro il Verbano davanti a 2000 spettatori qui a Franco Ossola, che hanno sopportato un vento gelido, ma si sono riscaldati vedendo la loro squadra vincere contro il Verbano appunto per 4-2. Ha vinto anche la Varesina, ecco, non ha vinto la Pro Patria, ma domani ovviamente troverete tutti i resoconti, pagelle, commenti, come al solito, dalle nostre firme sulla provincia di Varese. Buona domenica sera a tutti.